Non mi sono posto il problema, ma la sensazione è proprio questa, nel senso che abbiamo un comune che va avanti con le sue attività, con le sue commissioni, con le sue varie contraddizioni, però prosegue i suoi lavori. Abbiamo poi 9 municipi che rappresentano come 9 città totalmente scollegate dalla realtà del Consiglio Comunale. 9 città che hanno i propri regolamenti, commissioni che non sono neanche corrispettive l'una con l'altra, tantissime organizzazioni che si contraddicono in un certo qual modo. Io ho sempre pensato da una parte che un consiglio comunale fosse la mente che stabilisce determinate linee guida, delle direttive, i municipi fossero nient'altro che il braccio che affonda le mani dentro il territorio e permette di realizzare queste direttive, ma evidentemente mi sono sbagliato io, perché il caso del municipio 2, che continuiamo a rimarcare oramai da settimane, è un caso davvero esplicativo di questo scollegamento totale fra il Comune e i municipi. Il municipio 2, è inutile che ce la raccontiamo, allo stato attuale prendiamo atto che è una cellula impazzita, una cellula che oramai è quasi fuori uso se non interveniamo, e ci sono dei dati abbastanza eclatanti, abbiamo tutta una cronistoria che determina questo, non ci inventiamo nulla. E in un certo qual modo possiamo dire che la sintesi nasce già dalla fine del mese di luglio. Il 26 di luglio è trascorso un mese e mezzo dalle elezioni e il municipio 2 non ha una giunta e non sono state istituite le commissioni permanenti. Questo già di per sé è un dato non da poco. Andando avanti, fra il 12 e il 15 di settembre vengono convocate per la prima volta le commissioni. La maggioranza si spacca e non riesce ad eleggere il presidente della commissione verde, della commissione del territorio e della sicurezza. Ora io non voglio però entrare nel merito di spaccature e dissidenze fra membri dello stesso gruppo politico, perché non spetta a me giudicare in casa d'altri e non ho neanche la perfezione per potermi reputare migliore di altri. Non sto entrando nel merito dell'organizzazione interna di un gruppo. Prendo atto solo delle problematiche oggettive che si stanno riscontrando, perché se andiamo avanti, al 4 ottobre c'è uno scacchiere che è totalmente rivoluzionato all'interno del municipio 2, vale a dire una maggioranza che passa da 19 consiglieri ai 15 attuali e un'opposizione che passa da 12 consiglieri a 16 e l'exploit del gruppo misto che non aveva partecipato alle elezioni ma risulta essere il terzo gruppo più popolato all'interno del consiglio di municipio. Quindi, prendendo atto di questi numeri, quello che mi viene da pensare però non è tanto rivolgere la responsabilità, come vi ho già detto, ai membri di ogni singolo schieramento presente nel Municipio 2, ma vedere l'inerzia del Consiglio Comunale di Milano, dell'amministrazione milanese, che lascia tranquillamente che questo Municipio vada avanti con queste controversie interne senza intervenire mai. Questa è la cosa che mi lascia pensare. Non so se per convenienza politica o perché non ci sono particolari interessi, a volte a pensar male ci si azzecca, però c'è una situazione problematica, vedo che andiamo avanti ad elencarla, azioni concrete non ce ne sono apparentemente. E quindi ci ritroviamo allo stato attuale con il 18 ottobre, l'ultimo aggiornamento, che vede la convocazione di alcune commissioni per eleggere vicepresidenti, la maggioranza si spacca e non si riesce ad eleggere il vicepresidente della commissione territorio. Di conseguenza non ci sono grosse soluzioni da cercare. In questo momento quello a cui possiamo appellarci tutti quanti è di chiedere a delle figure preposte all'interno del Comune di Milano, per esempio si era parlato di una figura di trade union fra sindaco, giunta e municipi, a questo punto di fare un giro attraverso i vari municipi, a cominciare proprio dal 2, che peraltro vive delle criticità sul territorio che non sono da poco, come abbiamo visto, centri di prima accoglienza, la questione del degrado di Viale Padova e altre zone limitrofe, quindi queste sono le soluzioni da attuare. Un interesse maggiore da parte del Consiglio Comunale. E a questo punto, a mali estremi, vi posso dire che però si arriva a estremi rimedi se non c'è la volontà di intervenire, perché proprio quest'oggi verrà presentata una mozione di sfiducia controfirmata da tutte le opposizioni in causa. Grazie a tutti. Grazie. Mi devo scusare con la dottoressa Maria Elisa Borrelli, che non ho salutato all'inizio, che è il nuovo vice segretario generale, a cui auguriamo buon lavoro, ovviamente. E
cogliamo l'occasione per ringraziare anche la dottoressa Laura Peroncini, che ha svolto questa funzione fino a venerdì scorso e che da oggi è vice direttrice della direzione Partecipate Patrimonio. Bene, diamo la parola alla consigliera Sardone.